Ciao a tutti makers e bikers. Oggi non mi vedete sulla mia moto, ma mi vedete qui. Questo è il mio marsupietto che utilizzo come kit, chiamiamolo, di sopravvivenza per quando vado in montagna. Siccome quest'estate quando sono andato in montagna volevo portarmelo dietro e giustamente quando le cose ti servono si rompono. E infatti ho rotto la cerniera qua davanti. Questa qua vedete che è aperta, si è rotta proprio la zip, si è aperta a metà. Questo era un marsupietto che ho preso di qualche marca cinese, infatti è durato quel che è durato. Con l'occasione, cosa voglio fare? Un bel video per farvi vedere il contenuto del mio kit che mi porto dietro quando vado in montagna. È bello grande, vi do subito le misure che sono pieno, ovviamente fa 33 per 14 per 16 più o meno di altezza. E peserà 1,5 kg. È pesantino, però tenete conto che ho questa bella cinturona militare che me lo tiene attaccato ai fianchi, o comunque ogni tanto lo butto dentro lo zaino. Come tutte le cose è bello pesante, ma se uno le cose ce le ha dietro le usa, se uno le cose non ce le ha ovviamente deve fare a meno per forza, per cui il gioco vale la candela in un certo senso. Tante cose che magari sono, uno dice vabbè posso farne a meno, poi nel caso del bisogno diciamo che ce le ha dietro. Chiaro che non devo andare in missione, ok, ad uccidere i terroristi, per cui posso permettermi di portarmi dietro nelle mie camminate giornaliere una cosa del genere. Se uno deve iniziare a dire vado in giro 20 giorni in montagna, devo portarmi il sacco a pelo, devo portarmi il materassino, devo portarmi il fornelletto, tutti i viveri, la bombola del gas e il machete per fare la legna, eccetera eccetera eccetera, chiaro che questo qua andrà alleggerito di molto, ma molto ma molto. Invece per una giornata, diciamo per andare a spasso una giornata va bene, poi è comodo anche per tutti gli imprevisti nel caso che uno fosse costretto a fermarsi più di una notte in montagna. Diciamo che qua questo è fatto per essere portato via in giornata, però ti salva le chiappette quando sei costretto a stare fuori per più di una notte e non hai dietro né il sacco a pelo, né il materassino, né il fornelletto. Ecco, detto ciò, iniziamo ad aprire, anzi vi faccio vedere prima l'esterno, dopodiché iniziamo ad aprire e andiamo a vedere cosa c'è dentro. Allora, innanzitutto questo è un classico marsupietro che trovate su qualsiasi sito che vende di tutto, per cui Amazon, eBay si trovano, ok? È una marca X, ok? È cinese a bomba, non è Miltech, quindi non è marsupio da soldi, per cui me lo sono fatto andare bene finché è durato. Poi ovviamente ho cambiato registro e ho deciso di prendere qualcosa di un po' più serio che poi andiamo a vedere. Allora, c'ha questa pratica maniglia qua sopra che è tenuta insieme da questi due moschettoni qua e ovviamente delle cinghie che fanno il giro completo. Ha una tasca piccola, una tasca grande, due tasche ancora più piccole laterali. Qua fuori io ho messo il mio coltello a serramanico, ovviamente questo è un Jim Wagner, eccolo qua, ce l'ho da una vita e mezza e l'ho usato pochissimo perché ce l'ho sempre qua dentro e diciamo che non mi è mai servito, ecco, più di tanto in montagna. Qui dentro ho una pietruzza per affilare, vediamo se riesco a farvelo vedere bene, la lama del coltello, lo zoom, vabbè. Comunque ho questa pietruzza che la tengo qua dentro la custodia. La custodia non è l'originale perché l'originale non aveva custodia. Ce ne ho messo una di recupero di un altro coltello che avevo. Era comoda e la utilizzo. Lo tengo comunque qua, oppure posso metterlo anche nella cintura perché comunque qua dietro ho il supporto per la cintura, eventualmente lo sposto anche là. Comunque lo tengo, per tenerlo sempre vicino al kit, lo tengo qua davanti. Qua sopra ho una tracolla che adesso è un po' aggrovigliata, ho una tracolla che di solito, eccola qua, non utilizzo e la lascio rinchiusa all'interno del maniglione, diciamo, la piego sempre così e la lascio rinchiusa, eccola qua, in modo che non mi dia fastidio. C'è nel caso possa essere utile, non necessariamente come tracolla ma anche come legaccio oppure come corda da legare attorno a un albero, per un sacco di cose, anche perché è una tracolla bella robusta, non è quella sua originale del marsupio, ma l'ho presa da qualche altra parte, adesso non ricordo dove, comunque è qua e la utilizzo. Qui ho un piccolo attaccato l'anello, ho un piccolo moschettone che può sempre andare bene, una torcia, adesso le batterie ovviamente non ce le ho, non sono dentro perché
sapete che tenendo le batterie si scaricano. Questa qui è una torcetta bellina, non mi ricordo la marca, però Pentagon Light, e va con una batteria AA da 1,5. Qua sotto ha un filtrino per la luce ultravioletto, per smorzare le luci di notte, va bene per se devo leggere le piantine di notte senza farmi vedere. Pagata tipo 20-30 euro. Ah, e qua sotto piccola bussola incorporata, che comunque va bene, il nord lo segna. Questa è comoda e la metto qua di lato, anche perché vedete che come illumina, nel senso che se io la tengo qua appesa al marsupio e l'accendo, il fascio di luce viene proiettato frontalmente e non verso l'alto, quindi mi va benissimo in caso debba utilizzarla sempre così tenuta attaccata allo zaino per fare luce, ad esempio di notte. Allo zaino, scusate, se devo tenerla attaccata al marsupio e che devo fare luce di notte, va benissimo e ci sta perfettamente anche, vedete, la misura è perfetta. Questo aveva il sistema molle per tenere attaccato il cinturone, e nel cinturone ho anche uno di questi braccialettini fatti in paracord che ormai si vendono e si vedono in tutti i kit di sopravvivenza. Questo qua ce l'ho da qualche anno, lo tengo qua al momento, sempre attaccato alla cintura, più che altro per non perderlo e per ricordarmi che esiste e c'è. Il cinturone è un cinturone militare, anche questo ha il sistema MOL, l'ho tenuto sempre attaccato qua e vedete che è bello grosso, è un 6 cm di spessore ed è bello resistente in cordura. L'ho sempre tenuto attaccato a questo cinturone, a questo marsupio qua, perché fa comodo. La torcetta è attaccata a questo nastrino portatelefono, di quelli kit che vi regalano i vari promoter in giro, ed è attaccato al marsupietto per non perdere la torcia, e comunque anche questo può eventualmente essere riutilizzato in qualche altra maniera. Adesso andiamo ad aprire la taschetta frontale, che è quella che ha rotto la cerniera, e vediamo cosa c'è dentro. Una sega di quelli a filo, poi ho dei chiodi, un sacchettino con dei chiodi, questi che sono dei cerotti per le vesciche che mi hanno salvato la vita più di una volta in montagna. Salvato la vita, diciamo che con gli scarponi nuovi, questi qua, quando si fanno camminate lunghe, vanno da Dio e vanno bene un sacchissimo. Qui ci sono degli altri chiodi, ma li ho piegati e ribattuti a L. Qua ho dei fermafogli grandi, ne ho un po', tanto non pesano poco. Questo qui è un conetto che, se messo sopra una torcia, che al momento non ho qua, ma ce l'ho in macchina. Lo vediamo insieme a quella torcia là, serve per smorzare la luce del fascio luminoso del LED della torcia e mi crea una specie di lampadina, per cui va bene se devo fare luce ad esempio all'interno di una tenda o all'interno di un riparo. È comodissimo, è un accessorietto bellissimo. Qui ho degli altri moschettoni che dovevo togliere, ma non so perché sono ancora qua dentro. Un po' di spille da balia. Qui ho una vite fatta a punteruolo, un po' di fascette da elettricista, di quelle della misura piccola, tagliarino, la lama è comodissima, un paio di set di ami da pesca più filo da pesca, matite dell'IKEA, non so perché ne ho tre, ma basterebbe una, tanto qua la voglia di scrivere. Qui ho due accendini, uno con l'acciarino e quelli con la rotellina, e questo invece ha l'accensione, quella elettronica, diciamo, quella elettrica. Perché due accendini? Perché uno con un'accensione e uno con un'altra accensione. Perché se questo qua con l'accensione a scintilla dovesse bagnarsi, la scintilla non la fa più e quindi non si accende più. Per cui ho deciso di mettere dentro anche questo bel accendino qua. Qui dentro c'è scritto Elite Professional, vabbè. Qua dentro comunque c'è una pinzetta che va bene per rimuovere le schegge. Tutto ovviamente dentro sacchettino di nylon, anche i chiodi, anche il resto, per evitare, una volta bagnati, la ruggine. Anche perché questo marsupio qua, questo qui, da cui sto tirando fuori le cose, non è antiacqua, impermeabile, non antiacqua. Qui ho un bel blocchetto da scrivere, di foglie, di carta. Andiamo a aprire le due taschette laterali, questa e quella di qua. Qui dentro ho un cordino abbastanza grosso, 5 mm, dovrebbe essere circa 2 metri questi qua. Una bussola a bottone e un fischietto acciarino con la sua lametta. Qui dentro ho ago, filo e un ditale per cucire, rattoppare, per chiudere i fori di proiettile alla Rambo. Specchietto di quelli che si usano per attirare
l'attenzione degli aerei da soccorso, elicotteri da soccorso, un gessetto di quelli da sarta, diciamo, che vada Dio se dobbiamo segnare su delle rocce o su delle pietre, sugli alberi, dobbiamo scrivere dei messaggi, va benissimo. Qui dentro dei fiammiferi, quelli che si accendono anche una volta bagnati. Nell'altra taschetta ho un pacchetto di fazzoletti semplicissimi che vanno da Dio per, ad esempio, fare il primo filtro per filtrare l'acqua. Qui ho una bussola dell'assunto. Ah, un altro pacchetto di fazzoletti, siccome soffro di raffreddore perenne. E adesso andiamo nella tasca alta. Sposto la borsa perché non ci stiamo più. Un paio di guanti da lavoro. Per far legna vanno da Dio, soprattutto se abbiamo le mani poco rinforzate, diciamo, dal lavoro e siamo soggetti a schegge, tipo il sottoscritto che lavora con le mani, ma schegge se ne prende in continuazione, per cui queste salvano la vita, anche perché le schegge sappiamo benissimo che un conto è che siamo a casa e disinfettiamo, ma quando siamo fuori, in posti magari parecchio umidi e parecchio caldi, le infezioni viaggiano alla velocità della luce, per cui guanti. Qui ho una scatolina di metallo che dentro ha delle pastiglie per purificare l'acqua e un ago da siringa, ovviamente nuovo, non mai usato. Ho questa scatola di gomme da masticare riciclata, dentro ci sono del pezzettini di cotone imbevuti di alcol che vanno bene come esche per accendere il fuoco. Anche queste in posti molto umidi o dopo che ha appena piovuto vanno da Dio e salvano la vita. Qui abbiamo delle tavolette accendifuoco, anche queste funzionano anche se umide. Nastro isolante da elettricista, cerotto adesivo. Qui dentro ci sono bustine di zucchero e bustine di tè. Un paio di ceri, di candeline, quelle tonde, diciamo, con l'involucro attorno in alluminio. Qui ho della lenza da pesca e un filo di ottone e un filo di ferro che vanno da Dio se dobbiamo legare assieme dei tronchi, fare delle trappole e farci un rifugio. Sono due rocchetti, non pesano pochissimo e comunque qua dentro ci stanno. Un bel poncio, un altro bel poncio, un paio di fogli di alluminio ripiegati. Questa è una coperta termica della Saliwa che l'ho trovata dentro qualche kit, mi sembra, di sopravvivenza o comunque in offerta. Da Dio, va da Dio anche questa per crearsi un rifugio. Basta, questo era il contenuto completo del mio kit di sopravvivenza. Ah! Ovviamente c'era ancora spazio, per cui potete aggiungere eventualmente altre cose. Se vi viene in mente qualcosa che ho tralasciato e che potrei aggiungere all'interno del kit, spazio ne ho, quindi sono aperto a consigli. E ovviamente non vi spiego come vanno usate determinate cose, andate a vedervelo su altri video di YouTube che ve le spiegheranno sicuramente meglio di me. Questo video è al di fuori di tutto quello che di solito io pubblico su YouTube, appunto, però visto che dovevo fare comunque il cambio del marsupio e metterlo su un altro marsupio un po' più serio, ho deciso di fare questo video. Non vi ho fatto vedere il marsupio nuovo, che è questo. Eccolo qua, è una tonalità di mimetico diversa, vedete, è un po' leggermente più chiara. Dovrebbe essere della Miltec, se non sbaglio, questo è più o meno fatto uguale, diciamo che ha no, mi sa che è uguale. La cosa che ho notato di differente è che qua dietro non ha l'attacco molle come aveva quell'altro, però ho un'altra tasca portamappe, chiamata portamappe perché è un bel tascone bello profondo. È tutto impermeabile, per cui qua dietro potrei metterci ad esempio i ponci o potrei metterci anche la coperta termica o il libretto, il block note quello potrebbe starci lì dietro. Ah, una penna anche potrei metterci dentro, dirò la verità. È tutto impermeabile, ha queste due cinghie per la tracolla, non ha la cintura ma ovviamente metterò la mia, ha degli attacchi diversi per la cintura, a dir la verità, adesso devo vedere bene come funzionano perché non vorrei che portandolo si staccassero. Comunque ributto tutto dentro e vi faccio vedere come è venuto fuori. Finito e assemblato, allora ho posizionato qua davanti il coltello perché aveva anche le predisposizioni questo fodero per l'attacco laterale lungo il verso della cintura. Ho messo anche qua la torcia di lato e dall'altra parte non avevo fatto vedere ma c'era, è l'altro attacco per quell'altra torcia che invece funziona con batterie 123A che comunque non ho qui, ce l'ho in macchina al momento, e è quella che vi dicevo che può andarci installato il cornetto bianco che vi avevo fatto vedere prima. Ho riposizionato la mia vecchia cintura, anche se
l'attacco che c'è dietro non mi piace molto per la cintura. Preferivo l'attacco vecchio molle, perché secondo me fasciava meglio e permetteva che la cintura fosse più stabile, venisse fissata meglio al marsupio. Invece questo qua è un po' scomodo. Ha la possibilità di togliere la tracolla, che anche in questo caso ho messo qua sotto il maniglione. La possibilità di togliere la tracolla e utilizzarla come cintura. Qual è il problema? Che questa tracolla qua è molto leggera e utilizzata come cintura è abbastanza scomoda, perché il cinturone questo è bello rigido, bello grosso e sta bello aderente al corpo e tiene il marsupio bene appoggiato al corpo. Invece quell'altro, essendo questo, quello su di questo marsupio qua, essendo più sottile, è anche più leggero e quindi tende a scivolare sul fianco della persona che tiene il marsupio. Per cui l'ho messo qua sotto al maniglione e resta qua, perché comunque può sempre andare bene. Preferisco tenerlo attaccato con il cinturone. Vi farò sapere, ovviamente lo utilizzerò nei miei giri in montagna andando avanti. Spero vi sia piaciuto il video. Se siete appassionati di escursionismo, è una cosetta simpatica che potete farvi comunque, perché spazio qua dentro, di spazio non so come mai, ma ce n'è di più, molto molto di più rispetto al marsupio di prima. E sì che le misure sono uguali, non so, o ho messo meglio le robe o ho lasciato qualcosa dentro il vecchio marsupio, boh. Comunque mi sembra che di spazio ce ne sia di più, per cui possiamo benissimo metterci il portafoglio, le chiavi e anche il cellulare, che ci sta tutto qua senza dover portarci altre cose in tasca. Quindi è bello comodo, anche se andiamo a fare giretti in montagna di una giornata, al posto di portarci dietro solo lo zaino con dentro i panini e le birrette, possiamo benissimo portarci via anche questo, che tanto un chilo in più ci fa far gamba e non ci affatica per un giretto di una giornata, dai. È tutto allenamento. Bene, vi ringrazio di aver visto il video. Ovviamente se vi è piaciuto un bel pollicione, qualche commento, anche per aiutarmi a migliorare il contenuto del mio marsupietto, soprattutto per migliorarlo. Il maker che oggi andrà sul sticker wall è Beltra Maker. Questo è il suo adesivo. Me l'ha mandato, è stato uno dei primi ad avermi mandato l'adesivo. Fa parte di un bellissimo gruppo che abbiamo sia su Facebook ma anche su WhatsApp di Maker, e fa dei bei lavoretti. Qua giù sotto in descrizione vi lascio il link al suo canale, andate a darci un occhio, iscrivetevi al canale, andate a cercarlo su Facebook e andate a cercarlo su Instagram, mi raccomando. Tanto noi andiamo ad attaccare l'adesivo. E un altro maker è sul muro. Vi ricordo, se volete far parte anche voi del mio sticker wall, mi raccomando, contattatemi. Potete farlo su WhatsApp, potete farlo su Instagram, potete farlo direttamente su YouTube. Basta solo che mi mandate l'adesivo e io sarò felice di mandarvi il mio. Se non siete ancora iscritti alle mie pagine social, qua sotto trovate il link sia di Facebook che di Instagram. Andate subito a vederle, andate subito a iscrivervi, perché pubblico un sacco di contenuti. Mandatemi il vostro adesivo, che così vi attaccherò qua a fianco a tutti gli altri maker. E intanto ci vediamo alla prossima!